fatto un fisco, se c'è qualcuno fuori. Ok, perfetto. Con le camere si sono tolte, ragazzi. Senti, si è prestito così da un paese, ma non solo con la conferenza stampa stamattina in comune, di cui vi parlerò a fine conferenza. Ti fanno sindaco. Aspetta un secondo, che forse sono ancora. Sei pronto? Bene, pronto, via. Perché sono concerti per domani, se sono chiara, che se tu non li dici, si sa che te fa il Bologna. Ma ti sei spiegato a mente fresca in questa settimana perché il Bologna ha perso una partita uguale? Perché le partite sono molto equilibrate, sono molto livellate, credo che le sia stato assolutamente anche quelle di domenica scorsa, perché gli episodi non siamo stati in grado di farli girare a nostro favore. E perché per 10 minuti, che di solito sono dei minuti decisivi per l'andamento della gara, mi riferisco dal 15esimo al 30esimo, del 25esimo al 30esimo tempo, il Genoa è stato più bravo di noi nel sfruttare una barra due situazioni pericolose. Non so chi ha fatto questo bel servizio, non soltanto il Genoa è stato bravo dal 10° al 30°, tanto altre squadre sono state bravi. È stato un servizio bello ma incompleto. Ah. Perché? No, perché anche noi siamo una squadra che ha segnato la percentuale maggiore di gol segnati, l'abbiamo segnato anche noi in quel minutaggio lì. E la percentuale dei gol segnati in generale è molto, molto in quei 15-20 minuti del secondo tempo. È un frangente decisivo che può decidere l'andamento delle gare. Noi abbiamo provato sulla nostra pelle cosa significa stare in partita per 95 minuti e prendere dei risultati anche nei minuti finali, e abbiamo provato anche sulla nostra pelle cosa significa. E nelle ultime due partite è andata così, perché non credo che le prestazioni generali di Parma e Genoa della mia squadra siano state prestazioni insufficienti, ma sono state prestazioni che sono state purtroppo penalizzate tantissimo da 10 minuti non interpretato nel miglior dei modi. E quindi su questo, chiaramente su questo stiamo lavorando. Ma la tua domanda è stata: cosa deve fare il Bologna? Bologna deve fare meglio di giù e andare. Non penso che basteranno 36 punti per salvarsi. All'andata col Chievo non andò bene. Domani vogliamo cominciare giù e ritorno con un altro passo. Quindi Bologna deve andare a provare a prendersi la vittoria contro una squadra che non regalerà niente, ma non regalerà niente perché per mentalità, per attitudini, per coesione, per compattezza, quindi sarà il Bologna che dovrà andarsi a prendere questa vittoria, che dovrà fare la partita per prendere la vittoria. Fare la partita significa che giochiamo contro l'avversario, che credo che sia l'avversario che nelle ultime 5 partite abbia fatto più punti del campionato, perché ha vinto 4 volte su 5. Che lascia poche occasioni, quindi ci vuole molta determinazione e molta lucidità. Non uso un altro termine, se no devo parlare di un nostro giocatore, ma ci vorrà anche una certa tranquillità. E non è facile, pazienza è il termine, non è la scuola giusta, dai, mi guardavi storto, e la pazienza.
ci vorrà anche pazienza, determinazione e molta lucidità, perché giochiamo contro una squadra che è una squadra pericolosa, che è una squadra insidiosa, che è una squadra che sa stare dentro la partita, una squadra in grande condizione psicofisica. Partita difficile che il Bologna vuole prendersi, che il Bologna vuole fare. Sa stare dentro la partita, e forse non c'è squadra peggiore, il Chievo, quando deve vincere quasi per forza. Però se vai a vedere i numeri, è molto simile a Bologna, perché ne ha perse 7 e ne ha vinte 2 in trasferta. Sì, è vero. Il Chievo, prima di cominciare questo ciclo che gli ha fatto fare il Chievo, 6 partite fa, credo che avesse... credo che avesse un punto più di noi, credo che avesse 12 punti. Poi ha vinto 2 vittorie consecutive, Genova Cagliari, 2 scontri diretti, ha vinto la terza partita in casa con la Roma al 90, ha perso Torino e ha vinto ancora domenica in casa dell'Atalanta. Quindi vuol dire che 5 partite ha fatto 12 punti, 4 vinte ed è salita alla classifica che ha in questo momento. Io credo che però al di là dei valori e delle difficoltà che sicuramente domani i nostri avversari ci creano, in questo momento del campionato credo che non ci sarebbe stato è impossibile trovare un avversario facile. Ditemi voi chi sono in questo momento gli avversari che il Bologna poteva incontrare domani e dire vabbè, tutto sommato una bella partita. Neanche il Siena. Il Siena ha perso immediatamente a Milano, il Siena non mollerà sino alla fine, il Pescara che tutti davano tra virgolette per una squadra in difficoltà, avete visto che risultati hanno fatto, la Sampdoria, quindi noi abbiamo i valori, noi abbiamo la qualità, noi abbiamo gli stimoli, le motivazioni, ripeto, per cominciare bene la stagione di ritorno. Giochiamo in casa e vogliamo trovare 3 punti e vogliamo trovare la vittoria. Sapere che non sarà facile, credo che rientrerà in una delle nostre qualità di domani, perché bisogna approfittare, quando la squadra sa che l'ostacolo è duro, che l'ostacolo è difficile, deve essere preparata, deve essere concentrata, deve essere determinata e ad approfittare di qualsiasi mezza situazione positiva si possa creare. Perché solamente così potremmo dare ragione all'avversario così, in condizione così tosta. Dopo Genova hai detto che ti aspettavi una reazione immediata, immagino che adesso al di là di come gli esiti in settimana la reazione tocchi domani, la settimana conta giusto. Assolutamente, la settimana conta tanto, però noi facciamo una bellissima professione dove abbiamo una verifica a settimana ed è quella che conta, quindi è chiaro che non stiamo con il Chievo in questo momento, né come classifica, 24 punti sarebbe un altro discorso, e né come momento, perché il Chievo, ripeto, viene da 4 vittorie su 5 e noi veniamo invece purtroppo da 2 sconfitti. E quindi le risposte le vogliamo mettere in conto. Però ritengo che saranno tutti scontri diretti con tutte le squadre che ancora non avranno raggiunto i 40 punti, perché credo che quest'anno sarà difficile per tante squadre raggiungere 40 punti, quindi ritengo domani sia ancora comunque uno scontro diretto. Credo che, siccome noi vogliamo far meglio del giorno d'andata, credo che domani andrà in campo una squadra molto più forte di quella che è andata in campo nella prima partita del campionato a Chievo. Però non è completata la risposta. Cioè, ma per noi tutte le parti, ma noi fin quando non riusciremo ad avere una classifica diversa, ad avere più continuità di risultati, è normale che tutte le partite pesino tanto. Ma è anche vero che tu hai nominato delle situazioni in passato, delle partite pericolose in passato, dove la squadra si è fatta trovare pronta e ha superato esami importanti. Per quello che ho visto io in settimana, poi sono d'accordo quando si dice che è domani dove conta, credo la squadra domani arriverà al campo preparata per superare anche questo esame. Senta, Presidente, appena tolto dal mercato, nel cosiddetto porta nuova, lei cosa aggiunge?
mi piace la sottolineatura, almeno così ha detto. Se c'è un comunicato significa che è così, non così ha detto. No, ma così ha detto sembra che l'ha detto, no, ma detto, è così, perché deve essere una cosa che a noi, almeno per quanto mi riguarda, non ci ha mai riguardato. Non mi ha mai riguardato e non mi ha mai tolto o dato preoccupazione. Nemmeno a livello di potenza. Nel senso chiaramente che tu non ti sei mai pensato. Non ci ho mai pensato che Fortanova possa, che i nostri giocatori importanti, i nostri giocatori di spessore possono interessare qualche squadra. Credo che ci possa stare, credo che parli anche del valore dei giocatori. Che io in questi giorni, perché qualche giornale ha fatto qualche titolo o ha messo alcune situazioni, fossi preoccupato di perdere Fortanova, no, perché so quelle che sono le intenzioni della società, so quelle che sono le mie intenzioni, so che credo anche di sapere quelle che sono le intenzioni del giocatore. Hai parlato tutti questi giorni di questa cosa? Mi ha fatto una chiacchierata veloce, questa settimana è stata una bella settimana, mi ha lavorato tanto, ci siamo anche confrontati tanto e quindi rientra nelle normali cose che succedono tra una squadra che lavora. Ci sono dubbi sulla formazione? Hai dubbi sulla formazione? No, l'unica notizia dell'ultima ora è che non avremo a disposizione Tider, che ha avuto un problema, un piccolo trauma distorsivo. Oggi è venerdì, mercoledì nel finale dell'allenamento. E quindi ieri non si è allenato e oggi non è in grado di giocare domani. Lieve trauma distorsivo al ginocchio, però quello sarà più specifico. Ma è serio? No, lieve trauma distorsivo, è sicuramente out per domani, credo sicuramente anche per martedì, Coppa Italia, e aperte le possibilità per tentare di recuperarlo per domenica prossima. Ma lieve si intende un tiramentino del collaterale, i termini credo calcistici sono questi qua. A proposito di questo invece com'è? Non era superato bene, si è aggregato con noi completamente ieri. Campista completo, dotato di grande dinamismo, dotato di grande temperamento e anche di buoni tempi di inserimento, magari non con uno contro uno o non con colpi diciamo negli ultimi 25 metri. Se dovesse giocare con me, magari le caratteristiche sono un po' più vicine ad un trequartista offensivo, però con me è un centrocampista e sarà tutta la squadra che dovrà lavorare bene. Comunque sia quando saremo di fronte alla nostra fase passiva. Ma il Chievo è 4-3-3 adesso? Chievo sta cambiando spesso e spesse volte ha giocato con Terro Paloschi ultimamente, per il sesto sta giocando meno, e domenica invece credo un pochettino a sorpresa ha giocato solamente con Terro e due attaccanti esterni, Luciano e Storia. Non so sinceramente domani che si farà Corini, che sta sicuramente facendo un ottimo lavoro. Esatto, che rapporto, che giudizio hai di questo giovane allenatore? Io l'ho conosciuto quando allenavo il Chievo, perché chiaramente è un giocatore che ha fatto un pochettino anche la storia del Chievo, del Chievo di Del Neri, del Chievo degli inizi del Chievo in Serie A, quindi l'ho conosciuto, l'ho sicuramente conosciuto come un ragazzo intelligente, un ragazzo curioso, preparato. Credo che al Chievo il Chievo sia posto giusto, sia l'ambiente giusto per molti allenatori, soprattutto per quegli allenatori che hanno
idee, voglia di fare, e a disposizione un gruppo molto ben mentalizzato, nel senso un gruppo che sa che percorso deve fare. Che io ho lavorato sempre, è una squadra che lavora sempre tanto sul campo, i giocatori che sono in Chievo sanno che devono lavorare sul campo tanto, perché la loro salvezza passa dal lavoro settimanale, quindi gli allenatori in un certo senso sono anche, tra virgolette, facilitati nel trovare un gruppo così disponibile al lavoro, che credo che Di Carlo stesse facendo bene in precedenza e sta facendo sicuramente bene anche con lui, quindi gli faccio i complimenti per il lavoro che sta facendo. E quando tu chiedi una reazione rispetto a domenica, nello specifico, che cosa vuoi vedere? Magari di quello che non è andato bene, vabbè, in quei 10 minuti, gli episodi e tutto, ma l'atteggiamento secondo il tempo è completo. No, io sono solo quei 10 minuti lì. Io per il resto della partita, per tutte le valutazioni che ho fatto io, la squadra ha giocato, la squadra ha corso, la squadra ha lottato, fino a se sono. Probabilmente qualcuno di voi l'ha rivista la partita. Poi dopo, l'aspetto sul quale sicuramente dobbiamo crescere è che dobbiamo riuscire, per quello che lavoriamo, per come lavoriamo fino a tre quarti campi, dobbiamo riuscire a creare più chiare occasioni da gol. Quello sì. Ma non credo che non ci sia stata reazione, non credo che la squadra non abbia giocato per 95 minuti. Però i 10 minuti, le due situazioni favorevoli al Genoa hanno determinato il risultato finale. Sono dal 10 al 25 circa i minuti. Quello che abbiamo preso del gol al 12esimo, il primo, il 4-13esimo, e l'altro 12-13 minuti dopo, 70, insomma, adesso sì, 95 minuti bisogna fare. Quest'anno sempre è stato così, quest'anno secondo me ancora di più, perché veramente ogni singola partita, tutte le partite sono possibili quest'anno, tutte le partite sono possibili. Quindi anche di chi parla di un calendario del Bologna che può essere calendario del Bologna, è possibile. Sarà possibile vincere col Chievo, sarà possibile vincere col Milan, sarà possibile vincere con la Roma, sarà possibile perdere col Sarà possibile perdere col Chievo, sarà possibile perdere col Milan, perché veramente quest'anno è un campionato che nella gara, nella partita, i singoli episodi diventano veramente determinanti, perché gli equilibri sono sottilissimi. E noi dobbiamo far sì che questi singoli episodi domani siano a favore nostro piuttosto che a favore dell'avversario. Come? Con determinazione, con lucidità, con qualità e con precisione. Quando parli di più occasioni di gol, ti riferisci anche al fatto che a Girardino arrivano pochi palloni giocando uno? Anche questa è una situazione non completamente veritiera. Anche oggi un giornale quotidiano, la Gazzetta dello Sport, ha messo in rilievo quelle che sono le statistiche del campionato. Si dice tutti, e io sono uno tra quelli più convinti, che Girardino è un grandissimo centravanti d'area e quindi è un giocatore che anche le sue reti, mi sembra che sul gol segnati, mi sembra che tre l'abbia fatto sul traversone, giusto sul cross, chiamatemo voi. Il Bologna, pur non avendo una classifica bellissima, oggi sulla rete dello sport viene fuori che il Bologna è la settima squadra che crossa di più nell'area avversaria. Che si possa e che noi stiamo lavorando per servirlo meglio, questo è indiscutibilmente così. Ma non è vero che il Bologna non crossi, non tiri, e siamo anche l'ottava squadra che tira un po'. Però bisogna crescere, bisogna avere quella precisione, quella lucidità, quella determinazione per far sì che anche le numerose situazioni create a Genova domenica, che però o il passaggio sbagliato, o il tempo ritardato, o il cross non fatto bene, o l'attacco alla porta, anche lì non con i tempi giusti, non ci hanno permesso di creare chiare situazioni. Ma non è che non abbiamo avuto le premesse per creare, ci è mancata la giocata finale, lì dobbiamo migliorare tanto. Credo che sia troppo condizionante. Poi, altra cosa, io sono un allenatore troppo fiducioso nei confronti della propria squadra, ma domenica però abbiamo giocato
senza lo spessore e il valore di due giocatori per il nostro reparto offensivo più importante. Io credo che sia giusto sottolineare il fatto che Diamanti sia, che il Bologna sia troppo dipendente da Diamanti. Ho fatto una domanda, no, ma io dico quello che penso. Credo che tutte le squadre, al di là della loro organizzazione di gioco, al di là della loro mentalità, al di là della loro identità, dipendono comunque dai giocatori di qualità. Credo che se, la squadra che gioca il più bel calcio al mondo, impareggiabile, è il Barcellona. Il Barcellona è una cosa con Messi in campo, è un'altra cosa senza Messi. Adesso Diamanti non sarà Messi, però Diamanti... Ma in tutti gli sport. E quindi è chiaro che le squadre, è chiaro che le squadre, soprattutto domani, noi cosa vogliamo? La vittoria, giusto? Tutti noi vogliamo la vittoria, Bologna, l'allenatore, la squadra, i tifosi, la società, tutti. È facile che la vittoria del Bologna possa dipendere, cosa ho appena detto, che ci manca precisione, il passaggio fosse giusto, la conclusione giusta, il cross giusto, questione di qualità, e quindi è chiaro che possiamo dipendere da un giocatore di qualità, ma è giusto che sia così. E quando io vedo e noto che Diamanti è il giocatore del Bologna che va più in possesso palla, e sarà meglio che vada in possesso palla Diamanti o che vada in possesso palla Pioli che c'aveva un piede di traverso e l'altro pure? Ma magari però stai confuso, cioè penso che non sia mai stato discusso il volume di gioco del Bologna. Quello che si può discutere è... Ma dobbiamo segnare di più. È la qualità. Dobbiamo segnare di più. Anche gli esterni, che sono due terzini, questo naturalmente è semplicissimo perché anche la Juve ha con gli Steiner e gli Slav due terzini come ali, quindi tutte le squadre, cioè ormai le ali in Italia non esistono, però non c'è uno che crea una superiorità numerica, non c'è uno che va sul fondo a mettere una palla dritta per evitare anche il fuorigioco. Ti ricordo che Garis, che è un terzino destro, è il nostro giocatore che insieme agli Amanti che abbia fatto più assist. No. Quindi insomma, e poi ripeto, dopo alla fine contano il tecnico, ma conta anche il numero e il volume generale. Se siamo la settima squadra che crossa più porta, vuol dire comunque sul fondo ci arriviamo, comunque ci arrivi Cherubini, piuttosto che Bedini, piuttosto che Guarenti, piuttosto che Italia, piuttosto che Diamante, piuttosto che Terzini. No, volevo dire, sarebbe importante secondo me, Stefano, fare quel volume di gioco magari fosse spesso... innescato in quei minuti in cui voi avete il blackout, cioè almeno tenete la pausa, magari non la sfruttate bene, ma non ce l'hanno con gli altri. Noi dobbiamo... Se quello fosse concentrato, soprattutto in quei minuti, in quei 15 minuti fatali, probabilmente è anche una questione di come spalmare. Noi dobbiamo riuscire a essere più incisivi, a essere più pericolosi. Quello sicuramente sì. Questa squadra per ormai non gli si può imputare se fatti dare Borghiera al 12 del secondo tempo per la prima volta, anche se è vero che dietro è difficile che in una partita non ne combini una, però ci può anche stare. Si può dire che la giocata che più è mancata in questo girone d'andata è la finalizzazione, perché con Diamanti o senza Diamanti in campo il Bologna ha sempre l'impressione di poter far male e poi ha sbagliato sempre la penultima scelta. Io credo che noi dobbiamo diventare più pericolosi, dobbiamo diventare più incisivi e dobbiamo farlo creando più occasioni da gol. Come si diventa? Migliorando l'ultimo passaggio, migliorando i tempi di inserimento, migliorando le palle inattive, migliorando tutte quelle situazioni che poi in fase offensiva ti danno dei risultati importanti. Quindi non è, a volte il giocatore in possesso palla ritarda la giocata perché a volte il tempo lo smarcamento del giocatore sopra la palla non sono fatti in tempi giusti. A volte i tempi giusti dell'attaccante ci sono, e il portatore di palla, faccio un esempio, Taylor domenica ha avuto una palla importantissima da giocare a Pasquato e diventava una chiara occasione da gol. Ha fatto un tocco in più, e il tocco in più è stato determinante. Sono tutte quelle piccole, stiamo parlando di dettagli, ma i dettagli del nostro, in un campionato così equilibrato fanno la differenza. Quindi sono tutte quelle situazioni che sulle quali stiamo lavorando, sulle quali vogliamo sicuramente incidere di più. Devo dirti questo, se il campionato finisse oggi, è una banalità, ma non può finire oggi, insomma, salvo casi e cataclismi, dove sarebbe salvo. Non ritieni però che dal 25 agosto ad oggi questa squadra, considerato che tu sei un attore bravo, è cresciuta troppo poco,
in questi quattro mesi e mezzo da quel brusco risveglio che fu l'inizio prima di campionato a casa del Chievo. Io invece faccio sono d'accordo a metà con te, e credo che la squadra sia cresciuta tanto, credo che non ci sia partita, per quanto mi riguarda, per quelle che sono le mie valutazioni della settimana precedente alla prima partita di campionato e di questa settimana, nel senso dello spessore, del valore che adesso abbiamo, che riusciamo a mettere in campo, ma credo altresì che noi abbiamo perso troppe partite. E quindi è chiaro, se oggi fossi qui a dire che sono contento, che siamo contenti, siamo, che noi siamo una squadra, dei risultati che abbiamo ottenuto, no, ma che non ci sia stata una crescita e un miglioramento della squadra, io credo che invece ci sia, la squadra c'è, i valori ci sono, dobbiamo chiaramente, come molti dei nostri avversari, crescere e migliorare ancora, questo assolutamente sì, ma credo che sia stato fatto dei passi, secondo me, in avanti importanti. Ma se il Bologna avesse vinto la partita col Pescara, che è l'unico, secondo me, grande rimpianto che si può, secondo me, tu adesso avresti 20 punti, come l'anno scorso, avresti girato a 20 punti, la prospettiva, c'è una posizione di 40, eccetera, riterresti che la classifica sarebbe stata soddisfacente o comunque in linea con le tue previsioni? Io avrei tenuto il nostro percorso soddisfacente se con la vittoria del Pescara, assolutamente sono d'accordo, senza la sconfitta di Torino con la Juve, senza la sconfitta di Siena e senza la sconfitta di Cagliari. Quindi con meno di 3 punti. Perché per le prestazioni messe in campo, i rimpianti in questo momento, e voi sapete che non dobbiamo guardarci alle spalle, però visto che la domanda c'è stata, e stiamo parlando di tre sconfitte in meno e di una vittoria in meno, perché col Pescara potete dire quello che volete, ma se avessimo segnato rigore probabilmente finiva in una goleata, e come è finita, e con la Juventus abbiamo fatto una partita di sofferenza, di sacrificio, e preso il gol che non dovevamo prendere. Cagliari e Siena abbiamo perso contro squadre che hanno fatto Cagliari e Siena abbiamo perso due partite dove i nostri avversari hanno fatto un mezzo di rimpolo. Ma però anche tra loro con la Samp. Sì, però se loro non dovevano mai perdere, non credo che non abbiamo mai meritato di perdere. Però ho citato quattro partite senza essere. Samp ci ha posto mettere quattro partite dove non siamo mai riusciti a superare metà campo, perché eravamo in 10, quindi prima o poi Sofi ci sta anche di perdere. Perché purtroppo l'errore è fatto a monte quando siamo rimasti 10. Però credo di aver detto quattro partite dove, per quello, la risposta nei confronti della squadra non è cresciuta, non credo, perché quattro partite in più, e non quattro partite che sarebbero state fortunose, perché capita, no? Nel corso dell'anno ci capiterà anche noi, fino adesso non c'è mai successo, di giocare malissimo, di che il nostro portiere sia migliore in campo perché faccia dei miracoli, e poi con l'unico tiro di vincere la partita, non c'è mai successo. Agli altri nostri avversari purtroppo è successo. Io dico che queste quattro partite avrebbero cambiato la nostra classifica, avrebbero cambiato i giudizi e i valori della classifica della squadra. Però la classifica nostra è questa, io sono allenatore di una squadra che ha 18 punti, ripeto, dovevamo perdere quelle tre partite in meno lì e vincere una in più, però noi vogliamo e abbiamo tutte le intenzioni e credo che abbiamo anche tutti i valori per farlo, chiaramente, fare un giorno di ritorno molto migliore rispetto a quello che abbiamo fatto il giorno d'andata. E domani è la prima occasione, perché è chiaro che i confronti sono 0 punti andata col Chievo e domani vediamo cosa possiamo fare. Immagino che per te la parola Coppa Italia in questo momento sia assolutamente un tabù, solo per capire, anche la settimana prossima ci sarà la divisione in due gruppi. Coppa Italia è un ponte che affronteremo quando sarà il momento giusto. Adesso la concentrazione è esclusivamente sulla partita di domani e non potrebbe essere altrimenti. Cambia totalmente, non solo credo il prestigio della partita, nel senso un eventuale superamento del turno, ma cambia la logistica, cambia anche la tempistica. A Napoli avevamo giocato di mercoledì, dopo un'altra trasferta di domenica sera, e ci giocava di sabato in campionato.
e l'abbiamo pagata pur facendo le scelte che abbiamo fatto. Adesso invece sarà importantissimo vedere, valutare come usciremo, come usciranno i giocatori che saranno impiegati domani sera col team. È chiaro che giocare martedì e poi giocare domenica in campionato credo che ci dia immediata la possibilità di fare delle scelte un po' diverse. Ragazzi, va bene così? Sì. Hai fatto domanda? Brava, Blaise.